Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrew Lincoln 1 su Inazuma Eleven Go Luce. Siamo nel 18° episodio. Oh, ciao Arion. Allora ce l'avete fatta. Vi siete qualificati per il torneo nazionale. Speriamo. Avete l'occasione di far rivivere il vero calcio. Già, e non ce la faremo sfuggire. Daremo il meglio di noi. Lo sai già. Non serve che tu me lo dica. Con quale voce? Chi era quel ragazzo? Non l'ho mai visto prima. Certo che tu ti avvicini, ride degli sconosciuti. Normale, in Giappone. Quindi è questa la Raimon. Oh, piove! Voglio che piova anche qui. Qui da noi fa un caldo bestiale. Capitolo 7. Manovre strategiche. Siamo al capitolo 7, ragazzi. Manca poco, eh. Manca poco, davvero. Perché inquadra quella ragazza in particolare al centro? Scusate? Ah, ecco. Buongiorno, perché ragazzi. Inizia. Oggi è qui con noi un nuovo alunno. E perché ci devono presentare un nuovo alunno? È lui. Mi chiamo Aitor Casador. Molto piacere. Aitor mi ha detto che è un calciatore in erba. Arion, Jean-Pierre, perché non gli date il benvenuto? No. Sì, professore. Magari gli interessa unirsi alla squadra. Vado a presentarmi. Un nuovo compagno di squadra, non sarebbe male. Abbiamo un nuovo compagno di classe che si chiama Aitor Casador. Insegnante, certo che gli piace il calcio. Scopriamo quanto. Dai, benvenuto ad Aitor. Oh, Aitor? Ah, Aitor? Chiamiamolo Aitor. Non sono tanto sicuro. Aitor. Io sono Arion. Ciao, felice di conoscerti. Allora, giochi a calcio? Vuoi unirti alla squadra? Sì, o almeno mi piacerebbe. Davvero? Evviva, ne faccio parte anch'io. In che ruolo giochi? Beh, sono un difensore. Fantastico, proprio come me. Oh, scusa, io sono Jean-Pierre Lapin, ma tutti mi chiamano JP. Cosa ne dici di venire con noi dopo le lezioni? Così ti presentiamo tutti gli altri. Un nuovo compagno di squadra. Che bello. Che sciocchi. Sua Altezza, Seymour Hillman ha annunciato di volersi candidare per le prossime elezioni imperiali. Sarà uno scontro tra voi due. Oh, davvero? È la prima volta che si presenta un rivale esterno al quinto settore da quando lei è salito al trono. Speravo che la ribellione della Raimon fosse un caso isolato, ma ora devo ammettere che la situazione è decisamente grave. Ah, io direi che si sta facendo interessante. Se capisci cosa intendo. Non lo capisco perché non ha senso. Dopo la scuola. Forza, Aitor! Andiamo a incontrare il resto della squadra. Però ci ha dato degli sciocchi. Io non sarei tanto propenso a fargli incontrare gli altri membri. Mi sembra una persona poco gentile. Mi dice che sono sciocco. Ma vabbè, presentiamo gli altri. Non so perché, però ho voglia di vedere se ho le forze al massimo. Non lo so, è una cosa mia. Allenatore. Beh, sono Aitor Casador, molto piacere. Mi piacerebbe entrare a far parte della squadra. Oh, un nuovo candidato? Bella lì, sembra che oggi inizieremo gli allenamenti con un provino, eh? Oh, c'è un provino? Ah, già, me ne ero completamente dimenticato. Aitor, ti piace il calcio? Eh? Rispondi alla domanda. Sì, mi piace. Allora siete i nostri. Chi ha bisogno di un provino? Chiunque voglia giocare può unirsi a noi. È a questo che serve una squadra di calcio. Wow, non è fantastico, Aitor? Adesso possiamo allenarci tutti insieme. Un nuovo membro. In tal caso vado a prendere una divisa per il nostro nuovo amico. Torno tra un attimo. Va bene, nuovo compagno di squadra. Vediamo cosa ne pensano gli altri, allora. Bisognerebbe dare la possibilità di giocare a chiunque voglia farlo.
È proprio ciò che pensa l'allenatore Evans. Andiamo qua sopra. Sembra che sia un difensore, proprio come me. Ma quanto sarà bravo? Se non ha le capacità non sarà schierato titolare molto spesso. Beh, vedremo, vedremo. Ho come la sensazione che ci sia qualcosa di strano in quel nuovo ragazzo. È come se il suo sorriso non fosse del tutto sincero. Davvero? Io non ho notato niente. Ad ogni modo, Arion, non abbassare il ritmo. Sì, ma stai calma. Arion, non permettere che un nuovo arrivato metta in ombra le tue capacità. Non succederà. Stai calmina. Doug. Cosa, Doug? Non posso crederci, con tutti gli sforzi che abbiamo fatto per arrivare al torneo nazionale. Che succede, ragazzi? Smetti di andare in giro e parlare con tutti. Non riesci ad aspettare pazientemente? Grazie. Finalmente andremo al torneo nazionale. Sapevo che tutto quel lavoro di squadra avrebbe pagato. Boom! Ma sarebbe anche meglio se tornasse Doug. Non riesco ancora a credere che abbia cambiato scuola. Cosa? Doug non frequenta più la nostra scuola. No, non ci è neanche detto dove sarebbe andato. E dire che eravamo amici da anni. Che tristezza. Scommetto che la pensa così anche lui. Speriamo che un giorno capisca il motivo delle nostre azioni. Cosa? Ma non puoi dirmelo così su due piedi. Io non... Pronto? Scott! Pronto? Che succede? C'è qualcosa che non va? Era Scott Bunyan. Mi ha chiesto se volevamo organizzare un amichevole contro la sua squadra. Sembrava che fosse d'accordo con altri giocatori, che però non sono più disponibili. Non manca molto al torneo nazionale. Rifiutiamo? No, accettiamo l'invito. Al torneo dovremmo affrontare avversari impegnativi. Quindi per ora cerchiamo solo di divertirci il più possibile. È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo giocato una partita che non avesse niente a che fare con questa rivoluzione. Wow! La squadra di Scott Bunyan. Saranno tutti adulti? Caspita, non vedo l'ora. Allora lo chiamo per confermare. Ha detto che voleva giocare a campo al fiume. Preparatevi, ragazzi. Aitor, voglio farmi un'idea della tua tecnica. Per ora gioca come faresti normalmente. Nessun problema. Va bene. Faremo un amichevole contro la squadra del signor Bunyan. Chissà come se la caverà Aitor. Tra l'altro sembra che Doug abbia cambiato squadra senza neanche salutarci. Ovvio. Eh sì, era un po' risentito, sapete com'è, no? Come i bambini quando mettono il muso. Dunque, se la squadra del signor Bunyan è composta da adulti, forse c'è anche la signora Moonlight dei precedenti giochi. Oh, no. Forse no. Ah, c'è Equinox. Mark, che bello rivederti. Ciao, Mark. Grazie per aver accettato l'invito. Ci stai davvero dando una mano. Silvia, Scott, ne è passato di tempo, eh? Decisamente. So che a prima vista non si direbbe, ma in realtà mi sono conquistato un vero lavoro in un'azienda di vertice. Ehi, Scott, sei sempre solito sbadato, perché non ci presenti? Sì, non perderti nei convenevoli, non abbiamo tutto il giorno. Salve, gente. Spero che non ci abbiate preso per un branco di sbarbati. Certo che no, non sanno nemmeno che cosa significa. Dunque, me li ricordo tutti tranne uno. Allora ci vuole una presentazione formale. Siccome abitiamo tutti gli appartamenti Windsor, abbiamo formato una squadra. Esatto, si chiama Età dell'Oro e io sono l'allenatrice. Non vedo l'ora di affrontarti, Mark. Anche io. E adesso prepariamoci per la partita. Allora, Equinox e Leaf, ok, me li ricordo. Bunyan, Gaijin, ma l'altro... non lo so. Gabriel, voglio schierare Aitor in difesa. Tienilo d'occhio. Vediamo cosa sa fare. Sì, mister. Anche questo ragazzo è un difensore? Quindi ti fidi molto di lui? Gabi? Sì, è un giocatore fenomenale. È il cuore della nostra difesa. Il cuore della vostra difesa. Sarà. Sì, lo è. È bravo, molto bravo. Va bene, iniziamo la partita. Si gira intorno a 21-23. Devo sclerare anche stavolta? Allora, levo Eugene e metto Aitor. Bene, allora che l'incontro abbia inizio. Spero che entrambe le squadre facciano del loro meglio. Sicuramente, impugna lo stilo.
Partiamo con il portiere Chuck Pumpkins, chi non se lo ricorda? È molto gentile e una cotta per Silvia. Chestnut, sì, me lo ricordo lui, famoso per la sua gocciutaggine. Scott Bunyan, grande. Gadish Oldman, non me lo ricordo. Halloween. un ragazzo che colleziona pupazzetti di plastica e di fotografa. Skeeter Hawk, me lo ricordo. Gagin Harvestman, come no. Leaf, ah, questo è Jack O'Lantern. Leaf, una donna dei mille soliti che sembra sempre stanca ed emotiva. Va bene. Jack O'Lantern. Equinox, dai, chi non la conosce. Sibilla. E Bobina Apples, questa l'abbiamo conosciuta poco, qualche episodio fa, ma attenzione! Pinguini Imperatore 2. Va bene. Abbiamo già visti negli altri Nazuma questi ragazzi, eh. Non dal mio let's play, però dico in generale l'abbiamo visti. Supera la linea tratteggiata con la palla, ma è una partita tutto, proprio in tutto e per tutto allora. Evochiamo Lancelot, che comunque sia, vediamo che abbiamo palla al piede con il mitico Victor, quindi superiamo gli avversari senza troppi problemi, per favore, grazie. Eccoci qua. Che succede ora? Un sentiero chiaro e luminoso si sta davanti ai miei occhi. Devo cogliere l'attimo. Ci penso io. Troppo lento. Ok, Aitor. Idiota. Hai lasciato la tua zona sguarnita. Oh, mi dispiace. È solo che ho sentito dire che sei punto debole della squadra. Cosa? Smettila, ok? Siamo nel bel mezzo di una partita. Non è stato molto contento di sentirselo dire. Perché sei un idiota. Non mi piace il nuovo arrivato, per nulla. Lost Angel! Vai! Para questo, para. Non puoi. Non male, eh? Questa partita sarà di grande aiuto per migliorare la squadra. Però dovrò fare anche altre amichevoli prima. No, ma la prossima volta non sarete così fortunati. Fin troppo facile. Già. Intendo prima della partita ufficiale contro la squadra che troveremo a torneo. Vai. Maestro! Grande, grande, grande. Scatto. I'm the Scatman. Vai. Armonia atomica. E 2-0, baby. 2. Bene, avanti così, ragazzi. Ah, ci siamo, ci siamo. Ragazzi, sì. Questa sarà una partita facilissima. Stavolta Arion lo levo con il secondo tempo, lo spirito guerriero. E vabbè, basta. Eccolo qua. Serpente a sonagli. Para questo, para. Nani? No. 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 Non può essere vero. Non può essere vero. No, non esiste. Come ho fatto a parare un tiro del genere?
Ma sei seri? Davvero, ragazzi? Vabbè. Ci può stare? Forse? Ma Michael è forte, eh. Non è che è l'ultimo arrivato, cioè, insomma. Voglio dire, Michael non è l'ultimo arrivato e quindi non sa fa niente. Avevo premuto T per tirare, ma qua fa come si pare, fanno. E va bene, Scott, mi rubi palla. No, ragazzi, non bloccati, lasciamo perdere. Tanto era mai finita. Il primo tempo. Meno male. Si è ricordato quando serve. Dovete mettercela tutta se volete. Sì, infatti, se volete sbloccare il punteggio, dovete mettercela tutta. Sbloccare no, però recuperare sì. Ancora la linea tratteggiata. Ah, sì, perché Aitor deve fare sicuramente un magheggio dei suoi. Come prima, no? Sì, però... cioè, è grave, eh. Molto grave la cosa. Il nuovo arrivato non è niente male, delle buone qualità. Non si è visto nulla, veramente. Oh, diamine! Abbiamo appena riconquistato Bald e l'abbiamo già persa. È la nostra occasione. Ci provo! Non preoccuparti, Gabi, ci penso io. Ah! Ha davvero tirato un suo compagno di squadra? Che problema hai, Aitor? A Mark non piace questo elemento. Victor. No, 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 no. Angelo perduto, preciso, guarda. Se rifinisce, ma non mi interessa. Deve pagare per aver parato senza tecniche speciali. Non ti preoccupare, Victor. Eccolo qua. Bene. E andiamo. Avanti così. Ottimo, 3-0. Vedrete, vedrete ora. Ok. Dobbiamo parlare con Maestro. Passiamo alla Darion. E ora si evoca lo spirito guerriero. Pegaso. Eccolo qua. Un nuovo lampo di Pegaso. Però no, non serve ora. Ok. Tira. Eccolo qua. Ancora non abbiamo il tiro con Pegaso? Pensavo di sì. Gol. Gol. Avanti così. E 4-0. Facciamo anche il quinto? Beh, il tempo per fare il quinto ci sarebbe, eh. Però ok. Si è finito anche Maestro. Va bene, c'è ancora quello di Arion. Posso ancora superare un po' di avversari, sapete? Toccate fuga. Arion più qua centrale deve venire. Ancora toccate fuga, vai. E tiro. Ah, peccato. Però vabbè, ma sono fortissimi allora. Ma siete davvero forti, eh? Non erano così forti una volta. Sì, vabbè, questa volta c'era. Ho voluto comunque provare. Sì, perché Arion sta così davanti?
Tiro sonoro! Già! Goal! Non male, eh? Ecco il 5-0. Non te l'aspettavi, vero? 5-0? Invece sì! Oh! Versione 3 Harmonix! Tiro sonoro, mannaggia il giapponese! Vai, scivolata! Bobin! Bobin! E che è? E cos'è quella vecchietta? Veramente arzilla, eh! Ok, superiamo... Chi è? Banyan, grande! Ah, peccato! Volevo far tirare Victor, ma va bene anche così! Wow, 5-0 ragazzi! 5-0! Mica male! Oh, siamo cresciuti non poco, anche se Wally e Arion stanno davvero di livello basso. Subaru pure. Aitor al 18 è entrato. Va bene. Ci può stare. È stata una partita molto divertente. Dovremmo farne un'altra uno di questi giorni. Grazie per essere venuti. Soprattutto con così poco preavviso. Ci siamo davvero divertiti? Sì. Anche noi ci siamo divertiti, Scott. Dobbiamo per forza organizzare una rivincita prima o poi. Ora loro dovrebbero comparire nelle amichevoli del signor Veteran. Mi è piaciuto un sacco. E voi cosa ne dite? Sì, il livello era così alto che ho dovuto metterci a tutte per non sfigurare. Ma cosa dici, amico? Non te la sei cavata affatto male per essere la prima partita con il resto della squadra. Già, la tua velocità e il tuo senso dell'equilibrio sono piuttosto sviluppati. Poi diventerò un ottimo difensore. Ehi, Victor, non è che per caso tu e questo ragazzo vi conoscevate già, vero? Mi stai chiedendo se è un imperiale? Ha sicuramente le qualità giuste. Non sarei sorpreso se qualcuno del quinto settore lo stesse tenendo d'occhio. Ma temo di non poterti aiutare. Non so se sei effettivamente un imperiale o meno. Ok, non fa niente. È ovvio che Gabby abbia dei dubbi, perché comunque sia l'ha atterrato in partita. Gli ha rubato la palla lasciando sguarnito la sua parte di campo, insomma. È un po' strano. Va tutto bene, Mark? Sei rimasto incollato alla TV per tutta la mattina? Nel primo turno affronteremo l'Accademia Militare Mare Lunare. Stanno giocando una partita proprio ora, quindi ho pensato di seguirla. Mare Lunare? L'anno scorso sono arrivati tra i primi 8. Sarà una partita molto dura, Mark. Non per niente sono un'Accademia Militare. Si concentrano sulla strategia e lavorano sempre all'unisono, come più della Royal. Noi non passiamo molto tempo a mettere a punto delle strategie. Pensi che possiamo batterli lo stesso col mio stile di gioco? No, di certo, se consiste nello startene solo qui a preoccuparti. Su questo non ho dubbi. Non sei mai stato uno che passa troppo tempo a rimuginare. Sei un tipo che preferisce darsi da fare per trovare la soluzione ai problemi. Già, hai ragione. Bene, allora vado a fare una corsetta. Ma non dovresti fare prima colazione? Guarda, il toast è pronto. Meglio non uscire a stomaco vuoto. Quel toast ha un aspetto bruciato. Questo è... il toast più tostato che abbia mai visto. Potrebbe anche essere un complimento. Zia Silvia, posso avere un altro toast, per favore? Oggi si va di toast, eh? Silvia invece sa cucinare. Certo, mangia con calma però. Non c'è bisogno di ingozzarsi. Lo so, ma oggi ci incontriamo presto per parlare della partita contro la Mare Lunare. Pare che l'allenatore Travis abbia raccolto molti dati. Arion! Oh, è arrivata Sky. Devo andare. Ciao zia Silvia, ciao Spotter! Vai alla riunione del club. Bene Gugge, termina qui anche questo episodio di Inazuma Eleven Goruce. Nel prossimo andremo alla riunione del club, ovvio, e cercheremo di scoprire, se si può, cosa ha in mente questo Aitor, perché non mi è sembrato proprio un ragazzo del tutto onesto. Ha fatto un fallo a Gabi, cioè l'ha buttato a terra proprio, e ha rubato la palla diretta a Gabi. Gabi poteva prenderla facilmente. Ha rubato la palla a Gabi e un suo compagno di squadra, insomma, non è proprio un tipo a posto, sembra.
Ad ogni modo, io come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi come sempre ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.